Ha chiesto di parlare il senatore Mautone, ne ha facoltà. Prego, senatore. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il glifosato diserbante e il diserbante l'erbicida. Va bene, grazie. Il glifosato, il diserbante e l'erbicida ad ampio spettro più venduto nel mondo è una sostanza chimica che mostra effetti sul sistema endocrino e la produzione ormonale sia negli animali che nell'uomo ed è soprattutto una sostanza potenzialmente capace di provocare tumori. Nelle zone di produzione, soprattutto di cereali, dove viene ancora utilizzato in maniera intensiva e massiccia, si evidenziano problematiche cliniche sia a livello ormonale che renale che sono collegate direttamente all'assunzione continuativa e protratta di glifosato. Tale sostanza infatti ha dimostrato di abbassare i livelli degli ormoni sessuali, in particolare di testosterone, estrogeni e progesterone, di favorire la prevalenza estrogenica sia nell'uomo che nella donna. In particolare nell'uomo fa abbassare i livelli plasmatici di testosterone con conseguente riduzione della libido e della potenza coiundi, mentre nella donna aumenta il rischio di sviluppare il cancro degli organi sessuali, ovaio e utero. Il CRC, Centro Internazionale di Ricerca sul Cancro, considera il glifosato come una sostanza dal potenziale cancerogeno per l'essere umano. Anche l'IARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, nel 2015 ha inserito il glifosato in un gruppo di 66 sostanze a rischio e lo ha classificato come probabile cancerogeno. L'Unione Europea ha inserito il diserbante tra le sostanze che possono agire come interferenti endocrini. Importante è il ritrovamento di tale erbicida nelle urine umane, a volte a concentrazioni superiori alla norma, e nelle secrezioni esogene, come il latte materno, circostanza quest'ultima da valutare con particolare attenzione per i rischi connessi al conseguente passaggio al lattante attraverso tale modalità. Ovviamente il glifosato viene ritrovato nelle farine di frumento e nel pane con tutte le conseguenze legate al consumo di tali sostanze. Ciò è ovviamente riconducibile alle sue modalità di utilizzo: preservare da erbe e parassiti le coltivazioni intensive di grano e di altri cereali, ridurre i tempi di produzione, aumentare la resa quantitativa di tali prodotti, riducendo le difficoltà legate al clima e ottenere produzioni più tempestive e più competitive sui mercati internazionali, che risultano monopolizzati in tal senso. Infatti, negli Stati Uniti e in Canada, il glifosato viene ampiamente utilizzato nelle coltivazioni di grano duro per favorirne una maturazione artefatta ma più rapida. La conseguenza di ciò è la sua presenza in quantità non trascurabile nei grani raccolti e nelle semole da essi derivanti. L'Italia è importatrice da questi paesi del grano duro per la produzione di pasta, pane e altri prodotti da forno, di largo utilizzo presso i consumatori. Il risultato finale di tutto ciò è sotto gli occhi di tutti. La stragrande maggioranza delle nostre paste, salvo qualche marchio, contengono concentrazioni di tale erbicida estremamente significative, pur non superando i limiti imposti dalle norme di legge attuali. Un passaggio che volevo sottolineare è che, nonostante sia oramai riconosciuta la nocività di tale sostanza e la sua potenziale cancerogenicità, la Commissione europea nel dicembre del 2017 ha ritenuto di rinnovare per ulteriori 5 anni l'autorizzazione all'immissione e all'utilizzo del glifosato nell'ambito del territorio della UE. Secondo me, il principio di precauzione, invocato quando un prodotto può avere effetti scientificamente dimostrati potenzialmente pericolosi e lesivi per la salute umana, pur non riuscendo a quantificare e determinare con sufficiente certezza tale rischio, si possa e si debba applicare. Questo principio è perfettamente in linea con le caratteristiche del glifosato.
proprio in ottemperanza alla necessità non demandabile ma inviolabile di tutelare la salute pubblica. Logica conseguenza dovrebbe essere il divieto definitivo della produzione, della commercializzazione e dell'utilizzo in agricoltura dei prodotti fitosanitari contenenti tale erbicida. La prevenzione, di cui tanto spesso si parla e che costituisce un cardine importante e fondamentale della nostra organizzazione sanitaria, insieme alla fase assistenziale, territoriale e ospedaliera e alla fase riabilitativa, dicevo, la prevenzione si basa appunto sulla rimozione di rischi potenziali collegati a situazioni ambientali lesive dell'integrità psicofisica dei cittadini o a sostanze potenzialmente nocive per la salute di tutti noi. Può e deve trovare in questo caso la sua giusta applicazione e la sua efficace dimostrazione. Credo che rimuovere ed eliminare qualcosa che sia anche solo potenzialmente patogeno, senza se e senza ma, rappresenti un obbligo morale nei confronti dei cittadini e un rispetto per le coscienze di tutti noi. Solo così si possono dare risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini. Occorre promuovere interventi normativi finalizzati a vietare concretamente l'utilizzo del glifosato e la sua conseguente presenza negli alimenti. Concludo invitando tutti ad una maggiore attenzione verso il consumo dei prodotti nostrani, sempre più biologici e liberi dall'uso e abuso di diserbanti e pesticidi. Non occorre fermarsi all'apparenza, è necessario quindi scegliere un prodotto meno perfetto, meno appariscente, ma che sicuramente ha meno possibilità di essere trattato rispetto a prodotti esteticamente più attraenti o più belli a vedersi, ma magari intensamente trattati e contenenti un'alta concentrazione di sostanze potenzialmente tossiche. La perfezione non è nella natura, essa spesso si paga in modo salato. Occorrono campagne di sensibilizzazione e di informazione dei cittadini e delle stesse organizzazioni di categoria, un'intensa promozione della dieta mediterranea e dei principi nutrizionali che la compongono, l'attenzione su un uso corretto, ponderato e controllato di prodotti che dimostrino un impatto sullo stato di salute di tutti noi. Intensificare la promozione e l'insegnamento della corretta alimentazione nelle scuole e il suo diretto rapporto con una corretta gestione dei territori e dell'ambiente circostante. Rispettare l'ambiente, utilizzare i prodotti delle nostre terre è un obbligo e un dovere nei confronti di tutti noi e delle generazioni future. Per quanto tutto sopra esposto, il nostro gruppo Movimento 5 Stelle voterà a favore della mozione a prima firma De Bonis e a favore della mozione prima firma Bernini e contrario alla mozione della senatrice Cattaneo. Per la mozione Centinaio chiediamo il voto disgiunto nelle premesse e nelle conclusioni. Grazie.